Ciao ragazze, questo è il trucco che ho fatto oggi. Poi lo vedrete meglio durante il tutorial. E ho utilizzato per gli occhi solo questi tre prodotti che mi sono stati inviati dalla Max Factor. Allora, ho usato la matita marrone, vediamo se riesco a trovare un numero 30, brown. L'ho utilizzata come base sulla palpebra mobile e anche qui sotto. Poi questo ombretto cremoso che mi piace molto perché è un color talpa, molto bello, particolare. E questo l'ho messo principalmente sulla palpebra mobile e poi sono andata a sfumarla sopra la piega, quindi verso l'alto, verso il sopracciglio. E infine il mascara, ho usato questo, che è il nuovo mascara della Max Factor, si chiama Lash Extension Effect. E mi piace per lo scovolino perché non è di quelli cicciotti. Quindi riuscite ad andare nell'angolo interno, nell'angolo esterno, quindi tutte le ciglia, anche quelle piccoline qui davanti. Non lo so, io preferisco questo tipo di scovolino rispetto a quelli cicciotti. Comunque, questi sono i tre prodotti che ho usato per gli occhi. Il trucco lo vedrete adesso con il tutorial. Come blush ho usato un blush su rosa e come lip gloss rimasta sul marroncino nude, visto che sono andata molto in alto con l'ombretto. E basta, credo di avervi detto tutto. Ci vediamo la prossima volta. Un bacione, ciao! Per prima cosa metto la matita marrone su tutta la palpebra mobile. E anche sotto faccio una linea sottile. Prendo un pennello come questo e vado a stendere meglio la matita. Poi prendo questo ombretto cremoso, è un colore talpa, e lo vado a mettere principalmente sulla palpebra mobile. Quindi mi concentro sulla palpebra mobile. Poi ne vado a mettere un po' anche sopra la piega. Prendete, se non siete precise, tanto andremo a sfumarlo. E anche sotto, e qui cerco di essere precisa. Ok, poi con un pennello come questo andiamo a sfumare bene portando verso l'alto, quindi verso il sopracciglio. Anche qui sfumate bene. Ok, infine prendo il mascara e lo vado a mettere sia sulle ciglia superiori che sulle ciglia inferiori.
Ok, adesso sulle ciglia inferiori. E questo è il risultato finale.